Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport. Domani Varese e Bari, ma l'attenzione è tutta rivolta verso l'asta del 18 aprile. In queste ore si sono costituite nuove società che parteciperanno all'asta. Ne parleremo con voi allo 085019998 con il mio ospite di oggi, il commercialista ma anche corrispondente del Corriere Mercantile di Genova, Peppino Cettura. Buon pomeriggio Peppino. Buongiorno a tutti. E allora Peppino, entriamo subito nel tema caldo di giornata, la costituzione di queste nuove società. Sì, te la parola, perché anche da commercialista hai comunque ricevuto informazioni importanti in merito. Devo dire che nella mia doppia veste di giornalista e di commercialista, allora mi sdoppio ogni tanto, e quindi è da qualche giorno che ogni giorno mi collego con la banca dati di Infocamere, che raccoglie tutti i dati sulle imprese, società o ditte individuali che nascono giorno per giorno in Italia, perché una impresa quando nasce deve iscriversi al registro delle imprese, che è tenuto presso le Camere di Commercio. Il registro delle imprese è una delle forme di pubblicità obbligatoria per legge, perché i terzi devono essere a conoscenza. Ebbene, quindi spulciando e navigando, oggi, pochissimo tempo fa, poche ore, forse nemmeno ore fa, ho trovato questa notizia. Ci sono due società che hanno chiesto l'iscrizione oggi al registro delle imprese. Si individuano facilmente perché nella denominazione sociale c'è la parola Bari, che è quella che richiede il bando. Allora, la prima, premetto che la notizia è certa, in quanto poi io ho chiesto conferma, perché bisogna sempre essere sicuri, ho chiesto conferma al capo servizio del registro delle imprese di Bari, il dottor Michele Mazzei, peraltro è un ex calciatore, ha giocato anche in Serie B con il Brindisi di Vinicio, quindi è uno che nel settore anche lui. Allora, le due società. Ricordiamo che per il momento era stata costituita solo l'FC Bari 1908 di Gianluca Paparesta e Fabio Spinetti. Perfetto, con due soci, capitale sociale, quello 10.000 euro, due soci. Anche queste società hanno come capitale sociale 10.000 euro. Perché 10.000 euro? È, diciamo, il capitale sociale che sino a poco tempo fa era minimo previsto per legge. Adesso ci sono delle forme di società anche con capitale inferiore, però 10.000 rimane, diciamo, un po' quello di un certo livello, comunque. Peppino, passiamo quindi ai nomi. Allora, di queste due società. Una è FC Bari Sport Club 2014 SRL, costituita il 10 aprile, ieri quindi, con atto del notaio Rinaldi Francesco di Bari. Capitale sociale 10.000. Sede sociale in via Andrea da Bari 157, quindi è barese. I soci sono due soggetti baresi: Alessandro Di Bello, che è anche amministratore unico, e Luciano Dalfino. Dietro questa società pare che comunque quasi certamente ci siano i turchi interessati comunque a partecipare all'asta, dunque l'FC Bari Sport Club 2014, dunque dovrebbe fare riferimento proprio a questo gruppo turco che comunque è intenzionato a rilevare il Bari e comunque lavora anche già in ambito calcistico in società comunque della Turchia. L'altra è la società sportiva Calcio Bari SRL, con la sigla SSC Bari SRL. È stata costituita l'8 aprile a Roma da un notaio romano, Antonino Privitera, però la sede legale è in Bari, via Principe Amedeo 50. È logico, perché nel bando è prevista che la sede, nel bando per la partecipazione all'asta, è previsto che la sede sia a Bari. I soci sono anche qui due, capitale sociale, dicevo prima, 10.000 euro. I soci sono Marcello Felli, nato e residente a Roma, che è anche amministratore unico. L'altro socio è Edra Investments Limited, una società con sede a Londra e quindi di nazionalità inglese. Questa società, questa seconda società, ha anche il collegio sindacale, composto da tre
sindaci effettivi e due supplenti, tutti di Roma. Eh sì, qua c'è di mezzo anche l'avvocato Di Campli, che è anche il procuratore poi di Verratti, che ha un po' coordinato anche l'operazione, quindi si fa riferimento qui invece a un fondo di investimento londinese, quindi staremo a vedere. Per intanto abbiamo un ascoltatore in linea, pronto? Buongiorno Cristian, sono Daniele. Ciao Daniele. Volevo fare due domande al dottor Acettura. Sì. La prima è se c'è tempo burocratico da lunedì a fare appunto l'iscrizione alla Lega, che è molto importante, perché penso che ci sono almeno 2-3 giorni per avere l'iscrizione alla Lega di queste società che si sono costituite. E poi l'altra domanda, dottor Acettura, queste società che si sono costituite adesso, SRL, potrò poi dopo in futuro diventare SPA? Grazie. Grazie per il tuo intervento, Daniele. Allora Peppino, a te allora, le risposte. Prima risposta, io ritengo che se hanno presentato oggi la domanda di iscrizione abbiano fatto i calcoli per poter... I tempi sono ristretti. Del resto... è una formalità l'approvazione della federazione, perché lo statuto deve essere conforme a quello della federazione, quindi sicuramente l'avranno predisposto in questi termini, quindi ritengo che sia scontato l'affiliazione. Chiaramente, come giustamente diceva Daniele, come dicevi tu, è condizione essenziale che ci sia l'affiliazione. Per quanto riguarda il tipo di società, la SRL e la SPA non differiscono granché, forse non è neppure necessario trasformare eventualmente la SRL in SPA. Comunque ci sarà uno sconvolgimento, perché è chiaro che ci sarà da versare un certo capitale, una certa somma, dico capitale, il capitale teoricamente potrebbe restare anche a 10.000 euro, però occorre assumere degli impegni. Il primo è quello di versare i 3 milioni di euro di cauzione per poter partecipare. Eh sì, obbligatorio. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Pronto, buonasera, sono Cristian da Bari. Ciao Cristian. Senti, io volevo fare due domande. Sì. Uno, ma se il Bari va ai playoff, oppure va per la retrocessione, ma il Bari, anche se ha fallito, può partecipare a questa cosa, e questa è la prima. Poi la seconda, io mo sto sentendo parlare di queste due presidenti, però io dico solo una cosa, che se qua a Bari non c'è una persona con un progetto serio, fidati, è meglio che non viene nessuno e qua scompariamo, perché qua dobbiamo parlare di un presidente che ci deve far fare come il Napoli. Ce lo auguriamo, però ora... Non serve che venga un presidente che deve fare come... Grazie comunque per il tuo intervento, cerchiamo di non essere disfattisi, probabilmente già comunque un buon segnale, no Peppino, che si stiano costituendo queste società. Che vuol dire che il Bari piace. C'è interesse. C'è interesse, altrimenti sono già tre le società che sono interessate. Quindi questo ci fa pensare che comunque l'asta non... È chiaro che... quasi certamente i soci attuali rappresentano altri soci, i veri soci di capitale, e quindi poi vedremo poi che cosa succede il giorno dell'asta, e naturalmente poi ci sarà da versare non solo i 3 milioni come dicevo prima, ma anche gli altri impegni per la base d'asta. Si va oltre 7 milioni di euro, quindi 10 milioni 10 con la cauzione, mentre 10. La prima domanda non influisce perché, nell'eventuale promozione o retrocessione. La situazione è questa: la squadra è gestita in questo momento dai curatori fallimentari, il dottor De Anisi e l'avvocato Giannelli. Loro hanno avuto in prestito il titolo sportivo, cioè il diritto a partecipare al campionato di Serie B, dalla federazione, e questo titolo resterà nelle mani loro sino al 30 giugno, oppure sino al giorno in cui gli acquirenti prenderanno possesso della nuova società. Dobbiamo andare in pubblicità tra poco con la seconda parte del Bianco e il Rosso TV Sport.